Ciao avventurieri, quest'oggi ci troviamo sui Monti Simbruini e già in realtà l'escursione inizia un po' con qualche imprevisto, ovvero eravamo intenzionati a farci un bel anello lungo e impegnativo sul Monte Tarino e toccando altre tre vette. E però sfortunatamente abbiamo trovato la strada chiusa, bloccati dalla polizia locale e rimandati indietro, e abbiamo ripiegato su un'escursione qui sempre nella zona da Valle Pietra e ci facciamo un anello, insomma, girando intorno a Valle Pietra sui Monti Simbruini. Sempre impegnativo, ma decisamente meno di quella prevista. Con noi sempre il Prateto e il grande Andrea. Dopo 3 km interamente dentro un bosco molto carino, perché costeggiato da un fiumiciattolo, questo è il primo punto che si apre e ci offre un piccolo scorcio panoramico. I nostri prati guerrieri che si rinfrescano con l'acqua. Salita costante, siamo circa a metà, abbiamo fatto quasi 500 metri di dislivello e principalmente tutta coperta dentro il bosco. Da una parte meglio, perché prima il pezzo che si apriva il sole era abbastanza pesante, come dire, si faceva sentire, mentre così invece ci permette di camminare all'ombra in maniera molto più tranquilla, senza soffrire il caldo. Poi è pieno di mosche, non so se si vedono, dall'altro si sono tutte avvolte intorno alla telecamera. Via! Oh, finalmente siamo usciti al sole, così qui ci sdraiamo sul prato, facciamo uno spuntino mentre le mosche cospargono ancora tutta la camera e ci rilassiamo 5 minuti. Ecco, praticamente quelli là, uno è il Monte Tarino e di seguito il Monte Cotento, che sono le vette che avremmo dovuto fare oggi se non avessimo trovato la strada chiusa. Quindi ci ha detto così che alla fine anche con questo panorama non è che ci dice così tanto male. Abbiamo trovato un ragno enorme. Andrea, metti il dito vicino per far vedere le proporzioni del ragno. È nascosto sotto. Tutti coraggiosi. Ok, abbiamo praticamente raggiunto
il punto più alto dell'escursione. E adesso ritorniamo verso valle facendo un anello e il percorso di ritorno sarà un po' più lungo. E tra l'altro speriamo che il tempo regga, perché si sta un po' coprendo, dato che nel pomeriggio aveva dato anche possibili piogge. Dobbiamo un poco accelerare il passo. Madonna, le mosche! Ma quanto è bello st'albero! Possente, enorme, largo, cioè domina tutto questo pezzo. I due fagiani. Qual è? Come il nostro solito ci ritroviamo sempre fuori sentiero, non volutamente ovviamente, però siamo adesso all'interno del bosco a fare un sali e scendi abbastanza scomodo. Poi ci sono delle tracce che sono parvenze di sentiero, ma credo siano più scie di sentiero lasciate dalla fauna, perché poi non portano verso nulla. Comunque fortunatamente ci abbiamo il tracciato GPS che faceva il fuori sentiero. Sono praticamente 2 ore che stiamo facendo un sali e scendi dentro questo bosco, che è abbastanza pesante, non tanto a livello fisico, ma psicologico, perché sai, un conto è una salita tutta insieme, poi arrivate in vetta, uno scende, dice ok, bello, sono arrivato. Invece facendo il sali e scendi, cioè non sai mai quando arrivi. Praticamente in questo tratto di bosco c'è un sentiero che però probabilmente è da molto tempo che non è percorso e curato, e quindi a tratti è completamente ricoperto dalla vegetazione. Quindi ecco, tipo adesso si perdono completamente le tracce, quindi niente, devo tenere sempre sotto controllo, madonna le mosche, devo tenere sempre sotto controllo la traccia. Oh, non l'avessi mai detto, finalmente siamo di nuovo sul sentiero. Com'era sto fuori sentiero? Molto piacevole, specie per i Mi Band era toccasante, appagante. Sì, Andrea si è perso lo smartwatch durante la discesa. Abbiamo provato a ricercarlo, ma fortuna che abbiamo fatto il reso del doppio regalo 2 giorni fa. Come cercare un ago nel pagliaio. Edo, che cosa ci mangiamo? Oggi mangiamo i noodles, il ramen. Ah, così a secco. E sono buoni. Dopo questa abbondante pausa pranzo, proseguiamo la discesa, sperando insomma che rimanga sul sentiero che abbiamo ritrovato e non ci ricostringa a buttarci nel bosco a fare il sali e scendi. E in un paio d'ore dovremmo restare alla macchina. Siamo rispuntati da là, quindi un bel mazzo per farci. Dunque, questa parte è abbastanza pianeggiante, in mezzo a una verde vegetazione, sono anche parecchi fiori in giro, infatti è bello perché l'ambiente è abbastanza colorato.
Ah, ragazzi, abbiamo finito. Terminata questa escursione. Ci sei, Andrea? Eccoci. Bene. Allora, la giornata è stata molto fortunata, direi, perché nonostante le previsioni anche oggi davano tempo molto variabile con possibili piogge pomeridiane, invece devo dire che ci ha graziato tutta la giornata. Per quanto riguarda il trekking, è stata una bella salita costante fino alla parte più alta, che insomma siamo arrivati fino a 1400 e poco più metri, e mentre invece il ritorno è stato un po' più, come dire, ostico, perché siamo stati costretti a fare tutto un fuori sentiero con un sali e scendi per niente piacevole. Però insomma, tutto sommato è stata una bella escursione, soprattutto poi, ripeto, per il tempo. Assolutamente, perché altro ci ha veramente graziato il meteo. È uscita fuori una bellissima giornata. Sì, già, meno male. Va bene, ragazzi, ci vediamo alla prossima escursione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di guardare gli altri video qua di fianco elencati, che potrebbero interessarvi. Ciao!